Passiamo agli spettacoli. Grande successo a Sassari per l'allestimento di Tosca organizzata dall'ente De Carolis. Il servizio di Emanuele Floris. Applausi e acclamazioni per la Tosca di Puccini, debutto di successo nel weekend al Teatro Comunale per il primo titolo della stagione lirica autunnale promossa dall'ente De Carolis. A dirigere l'opera il regista Renato Bonaiuto, coadiuvato dalle scene di Coppola e Gasparro che hanno ambientato la vicenda nel 1800 come da libretto. E se la messa in scena è stata apprezzata anche per il suo taglio cinematografico, grande il riscontro del pubblico per la resa vocale e interpretativa del cast e per l'orchestra dell'ente diretti dal maestro Gianluca Martinenghi. Lodi per il tenore Ioricchia, interprete di Cavaradossi, uscito indenne dal difficile incontro con la celebre aria e Luceva alle stelle. Da segnalare le prove di Marco Caria e del suo Scarpia, dell'Angelotti di Tiziano Rosati, di Spoletta di Nicolas Resinelli e Sciarrone di Michael Zeni. Il coro è stato guidato da Francesco Tosi, quello dei bambini da Salvatore Rizzu. La Tosca andrà in scena anche domani alle 20:30. Infine, elogi per Marta Mari e la sua Tosca, accolta dalle ovazioni di un pubblico che l'aveva vista cantare già anni fa. Quindi tornare con Tosca, che è un ruolo di Puccini, che è un autore che io amo, è un'emozione grandissima, e poterlo fare qua in questo teatro dove si lavora veramente, veramente bene, è un'emozione grandissima, perché tutti si coordinano e si aiutano a vicenda e c'è un sostegno grandissimo, quindi è bello.